siamo qui in piazza, stiamo raccogliendo le firme per ridiscutere il PUA contro questa rinnovo automatico delle concessioni per altri 15 anni, e mentre le leggi europee dicono che dobbiamo fare i bandi per le nuove gestioni, invece stiamo pagando multa all'Europa per mantenere le stesse famiglie sempre in questa gestione. E poi volevamo anche ridiscutere il PUA, che è stato approvato senza una discussione popolare, e vorremmo che ci fossero questi 50% di spiagge libere distribuite ugualmente su tutto il lungomare, e soprattutto abbattere questo lungo muro che ci impedisce la visione del mare. Dice agosto 2019, piazza Ancomarsi a Ostia, c'è un presidio, diciamo, una iniziativa del Comitato Mare Libero contro la proroga delle concessioni balneari. Incontriamo Giorgio Pagano, che oserei definire rapidamente in modo sintetico radicale storico, che passeggiava qui e lo incontriamo per caso. Giorgio, che ne pensi di questa iniziativa? Ho visto che stavi parlando. Sì, è un'iniziativa sacrosanta, perché basta guardare di fronte a noi e vediamo che il mare non si può vedere. Di fronte a noi c'è lo stabilimento Battistini, lo riusciamo a intravedere unicamente dal varco della porta, per il resto è completamente murato. Direi che è un paradosso che una città di mare, il mare di Roma, insisto, perché questo è il mare della capitale d'Italia. Allora, il problema è che molto spesso non ci si ricorda di che cosa, di qual è il senso di una capitale, e da questo punto di vista questa situazione è ancora più aberrante, perché poi c'è una dimensione dove si è tentato in un qualche modo di aprire un fronte anche con il porticciolo turistico che sta più avanti a Pomezia, alla parte di Ponente cosiddetta. Ma rimane il dato che comunque tutta la parte centrale, la parte vecchia, è grosso modo ostaggio da questa assoluta, e che secondo me inibisce il turismo, perché poi c'è anche da dire questo, perché ad esempio questa splendida piazza Ancomarsi, messa così a posto, lastricata, eccetera, dove c'è un luogo di incontro di innumerevoli persone, turisti e così via, poi alla fine si trovano bloccati appunto da un fronte mare che non è un fronte muro. Quindi da questo punto di vista credo che sia... L'altra cosa che mi preoccupa, perché la vedo qui di fronte, è poi quest'altra storia di Lido di Ostia e Ostia Antica Comune, perché ancora una volta siamo, cioè, non so, cioè, mi hanno dato un volantino e ho detto, vabbè, allora a breve io farò il mio condominio comune, perché siamo ormai a una tale frammentazione del territorio, non capendo che di fatto quello che funziona è l'organizzazione, quello che funziona è il raccordo. In questo caso un isolamento non ha mai funzionato, e non saprei nemmeno, ad esempio parlo dei piccoli proprietari di case, gran parte di Ostia, sappiamo bene qual è il tessuto di Ostia, gran parte non a caso è fatto anche da proprietari che erano steward, piloti, hostess e via dicendo, perché era, diciamo, la cittadina attigua più bene, più, diciamo, piacevole da avere vicino all'aeroporto, e quindi c'è molta di questa piccola proprietà che ha investito in un appartamento. Questo significa un isolamento di questo tipo, significa che un appartamento di 300.000 euro automaticamente scala a 250, 220. Ecco, io non so se questi ragionamenti li hanno fatti. Ho la vaga impressione che siano esattamente l'opposto di quello che vogliamo noi. Cioè, io sono per il sogno di Roma Marittima, cioè bisogna ricostruire quello che era l'idea della fine Ottocento, dell'unità d'Italia, di Roma capitale, che aveva come oggetto tutt'altra dimensione, no? Questo è un po', secondo me, l'obiettivo da raggiungere. Grazie Giorgio Pagano. Buonasera a tutti, oggi ci troviamo qui a Piazza Ancomarsi, in questa bellissima piazza. Siamo in prossimità del mare di Roma, un mare che dietro quel muro c'è, mi dicono che esiste, ma non ci si può entrare, non si può nemmeno vedere, perché i balneari ce lo impediscono. E noi siamo qui oggi come Comitato Mare per Tutti, un comitato che è costituito da cittadini, associazioni, partiti politici, un po' di tutto, che condividono
assolutamente questa necessità, questo impegno morale, quello di ripristinare la legalità sul mare di Roma. In linea di principio noi non è che chiediamo la luna, paradossalmente chiediamo che vengano applicate le leggi vigenti. Non è che chiediamo una rivoluzione di chissà che tipo, vorremmo che l'amministrazione si facesse carico, pensate un po', di applicare le leggi che già esistono. Siamo qui per dire no alle proroghe, che questo governo e questa amministrazione sembra vogliano concedere in maniera automatica per altri 15 anni a questi signori che commettono illegalità di tutti i tipi, ma siamo qui anche per chiedere una discussione pubblica sul piano di utilizzazione degli arenili, una discussione che non può essere sottratta alla città. I cittadini devono potersi confrontare su quella proposta di ridisegno del lungomare di Roma. Non è possibile fare quel tipo di proposta, applicare quel piano senza una discussione pubblica, è inaccettabile, perché per le grandi trasformazioni urbane c'è una delibera specifica dell'Assemblea Capitolina, la delibera 59 se non erro, forse la 58 non mi ricordo, ma esiste, proprio che impone una discussione pubblica sulle grandi trasformazioni, e questo noi chiediamo con forza. E poi voglio dire, insomma, alle volte per far capire come stanno le cose bastano piccoli esempi. Qui davanti a noi c'è uno stabilimento, si chiama Battistini, un stabilimento storico, molto conosciuto, al centro, nel cuore di Ostia. Questo stabilimento ha una concessione di 4.000 metri quadrati, ma ne occupa 12.000, 8.000 metri in più rispetto a quelli che è in concessione. Abbiamo informato la Capitaneria di Porto, abbiamo informato il Comune di Roma, l'amministrazione municipale, tutti rimangono sgomenti quando presentiamo i documenti che certificano questa occupazione, ci dicono che stanno per intervenire, che stanno preparando relazioni, eccetera, ma da un anno e due mesi noi non abbiamo più notizie delle intenzioni che ha l'amministrazione su questo tipo di criticità, che è una criticità enorme, c'è un danno erariale enorme, c'è un'occupazione abusiva. Qui tutte le concessioni sono scadute, tutti i concessionari occupano abusivamente l'arenile, ma per l'amministrazione è un effetto collaterale, qualche cosa che in qualche modo non turba gli equilibri, non turba il sonno di chi governa il municipio e di chi governa la città. Noi siamo qui per ricordare a questa amministrazione che deve, a parte mantenere gli impegni presi, ma deve prendere consapevolezza e deve decidere che cosa fare per risolvere le criticità che ci sono su questo lungomare. E noi suggeriamo una cosa semplice, applicare le leggi che già esistono. Una cosa molto banale, applicare le leggi che già esistono. Codice della navigazione, Costituzione della Repubblica Italiana, legge 104. Molto semplice. Ciao, sono Alessandro e faccio parte dell'associazione Mare Libero. Sono qui oggi anche io a Piazza Ancomarzio con questa bella gente per manifestare e per far conoscere alle persone i propri diritti. Sostanzialmente siamo ancora nella condizione ad oggi che il mare non è fruibile come da ordinanza del comune, e quindi ci stiamo ancora battendo per questa cosa e per portarla avanti per il bene di tutti, per un bene comune, e questo si sta facendo, si sta cercando di sensibilizzare le persone e oggi sono qui proprio per questo. Grazie a tutti.